Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Brawl Stars. Quello che vedete è Leon e oggi andremo ad utilizzarlo nella modalità sopravvivenza in singolo. Ma prima di iniziare, pollicioni all'insù per supportare questi video. Grazie mille. Anche perché, raga, come vi ho già detto più e più volte, vorrei portarvi sempre più video su Brawl Stars, perché è uno dei giochi che al momento sto giocando di più e anche quello su cui mi sento un po' più chi ti è stravivo. Regà, non mi potevo avvicinare sicuramente. Dovrei avvicinarmi ancora di più. Però ci siamo. Attenzione, perché qua è pieno di... Ecco, guarda questa. Atomico. Ciao. Grazie per avermi fatto prendere questi due power up. Io lo so che quella è da qualche parte. Sei qua in mezzo, vero? Io lo so. Oh va, questa c'è morta. Grande. Un altro power up. Un altro power up che mi è quasi costato più di una kill. Ma aspetta, ah sì, ok, sono centrato, bene. Va bene. Potrei diventare invisibile, avvicinarmi e squagliarlo, però no. Ehi, gringo. Si è curato. Devo andarmene. Ok, divento invisibile da dentro l'erba. Mi avvicino e lo trito. Via. Ok, siamo rimasti in tre. Ah, c'è quel Frank che mi vede sicuramente. Ci provo. No! No! Gli sono andato troppo sotto, maledizione. Vabbè, non importa. È comunque un buon risultato con Leon, eh? È un buon risultato. Certo, con Leon uno si presuppone che debba vincere. Si presuppone, però. Però, raga, mi piace tanto. Cioè, Leon mi piace. E il problema è che non siamo mai riusciti a pigliare nemmeno una cassa. Grazie, ciao. Quella non mi posso avvicinare io. Grazie, ciao. Raga, è meglio che Rosa non la tocchiamo, perché Rosa con 4 power up contro di noi ci apre come una cozza. Controlliamo che qua non ci sia nessuno. Lo vedi? Grazie, ciao. Direzione sbagliata, punizione meritata. Là in mezzo c'è una Piper. Porco demonio. No. Maledizione. Vabbè. E da lì come ne uscivo, regà? Cioè, da lì era veramente difficile. Forse mi sarei dovuto fare gli affari miei e andarmene. Però non fa parte del mio gioco questa cosa qui. Cioè, a me non piace prendere e andarmene. Cioè, io voglio proprio andare... Boom, dritto, capito? Forse non dovrei prendere Leon. Questa è sicuramente una soluzione. Però vabbè, dai, ci facciamo qualche altra partita con Leon e poi magari cambiamo. Hai sparato un colpo. E dai, sparane un altro. Eccola, arriva la sguastapeste. Sì, vai. Spaccatevi tutti. Ragioniamo.
Io te la vorrei far pagare, sono sincero. Schiatta! No! Che infame! Vabbè, me l'ero fatta, regà. Oh, zero, zero. Ok, il gioco si è accorto che effettivamente lì ho fatto una buona cosa e che non meritavo di perdere coppe. GG per Brawl Stars. Va bene, adesso a parte gli scherzi, regà, torniamo un attimo seri. Portiamoci a casa questa vittoria e poi cambiamo Brawler. Brawler, scusate. Per un attimo ero ricaduto nella... Vuoi timmare? Va bene, timmiamo. Ma ti faccio timmare io, ti faccio timmare. Timma. Timma nell'1v1. Se vuoi fare team, amico mio, te ne vai nel 2v2. Bravo Frank, bravo Frank. Sì, timmiamo. Ok, team. Certo. Anche quello vuole fare team, va bene, certo. Via, non me sparate. Ok. Bene. Se non l'avete capito, io odio chi fa team nell'1v1. Ma ti faccio scoppiare le budella. Io regà, la stavo colpendo solo per ricaricarmi la ulti, eh. Lo sapevo che l'avrebbe tradita. Vieni qua. Via. Frank deve morire. Vabbè, non fa niente. Mi sono andato a prendere delle cose che non erano mie. Potevo farmi gli affari miei, lo so, però le volevo. Bene, ok. Usciamo. 7 trofei portati a casa. Sopravvivenza fatta. Adesso io farei una sopravvivenza un po' più aggressiva. Anzi, non mi faccio una sopravvivenza aggressiva, mi faccio una sopravvivenza precisa. Con Spike, un altro leggendario che amo alla follia. Andiamo. Spike mi piace veramente un botto. Ok. Grazie, combo. Mi prendo quest'altra cassa perché mi piace. Buono. Grazie, Colt. Ti ho visto tanto. Aia. No. Qui devo capire qual è la direzione giusta da prendere. Perché so che lì c'è qualche avvoltoio pronto. Vai, colpiscilo. Andato. Però questa me la vado a prendere. C'è qualcuno lì? No. Siamo rimasti in 6. Buono. Molto buono. C'è qualcuno qua dentro? No, non c'è nessuno. Scusa, siamo rimasti in 4 e dove stanno gli altri? Me lo tengo. Fatto. Allora, se vinco contro Bull, Master Race.
Però non posso vincere contro Bull. Ho vinto contro Bull. Pazzesco. Pazzesco Spike, ragazzi. Spike mostruoso. Mamma mia, che bestia. Un'altra con Spike la devo fare per forza. Per forza proprio. Sì, lo so, con i trofei, con le coppe di Spike sono andato sotto, raga, perché purtroppo capitavano delle giornate in cui ero ostinato ad utilizzare Spike nonostante le mappe non fossero adatte a lui. Dai, vabbè, quello te lo lascio. No, 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 no. Lasciatemi. Lasciatemi in pace. Vabbè, team. Col cavolo, compà! No, non faccio team! Vai, vai, che da là non si muove. Vai, che è nostro. Prendilo, Dynamike. Sì. No, no, non ce la potevo fare. O meglio, se non fosse arrivato l'altro, sicuramente avremmo vinto questo fight. Però non è andata benissimo. Ne facciamo un altro? No, questa voglio cambiare di nuovo. Voglio cambiare, voglio prendere come si chiama? Carl. E lo vado pure a potenziare, Carl, perché mi piace. Carl non è affatto male, sono sincero. Vai. Vai, vai, Carl, vai, Carl. Ecco che arriva il rompipalle. E niente, raga, mi fanno tutte le casse, mi prendono, dai. Capito come va a finire. Ma tanto adesso... Adesso gliela faccio pagare. Ma molla, mi corvo, ma lo vedi che mi sto prendendo a botte con quello? Questo è in debito con me. Niente, eh? Mi devi rompere, corvo, tu. Bravo, corvo. GG, bravo. Vado via, vado via, vado via. GG. Ehi, prendi il power up, Carl, non fa lo scemo. Bene. Allora, il discorso è che Carl è veloce a prendere i power up solo quando sono vicini a un muro. Che intenzioni hanno questi? Non ce la posso fare. Stanno timmando, raga. Stanno timmando. Stavano timmando, non si attaccavano. Vabbè, pazienza. Comunque ci siamo portati a casa un'altra grandissima vittoria. Molto bene, molto bene. No, rifiuto perché sto per chiudere l'episodio. Intanto metto non disturbare. Signori, è stato un video breve, intenso, con tante partite vinte e anche in maniera molto bella, perché la finale di Spike contro Bull è stata qualcosa di wow. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!